Ieri il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha presentato il patto per lo sviluppo regionale, incontrando a Palazzo Lombardia anche le parti sociali. Vediamo tutto nella nostra inviata, Ilaria Tettamanti. Questo patto per lo sviluppo oggi è un incontro con le parti sociali, quindi si discute di rilancio anche dell'economia lombarda. Sì, oggi illustriamo le linee guida della prima legge di bilancio di questa giunta, che porteremo all'approvazione giovedì, che poi andrà in Consiglio regionale. Facciamo fronte ad un taglio di risorse che viene dal Governo di Roma di 350 milioni circa e quindi dobbiamo fronteggiare una situazione grave. Oggi illustreremo alle parti sociali quali sono le nostre intenzioni, e cioè di non tagliare le spese per la sanità e di far fronte a questo taglio di risorse senza aumentare la pressione fiscale. Una sfida importante a cui però ci sentiamo in grado di dare una risposta positiva. Anzi, introducendo già, questa è la proposta che faremo, degli elementi di riduzione della pressione fiscale. L'IRAP per le imprese innovative, per lo start-up di imprese innovative, una parte dei ticket sanitari che saranno ridotti ed anche altre misure, senza aumentare quindi la pressione fiscale nonostante i tagli. Chiederemo poi alle parti sociali la sottoscrizione e la condivisione di un documento che illustra la posizione della Lombardia al governo in merito alla manovra finanziaria e alle penalizzazioni che nella legge di stabilità sono previste per le regioni e per la Lombardia in particolare. Quanto ammontano più o meno questi tagli? Le ha parlato, mi sembra, di 300 milioni di euro i tagli. Più di 300 milioni di euro, sì. Che non colpiscono la sanità, ma colpiscono tutti gli altri servizi, in particolare il trasporto pubblico locale, che è un punto cruciale. Attraverso le misure che noi intendiamo mettere in atto, vogliamo compensare questa riduzione di trasferimenti senza aumentare la pressione fiscale, senza aumentare l'addizionale IRPEF, senza aumentare l'IRAP, anzi riducendola o cominciando a ridurla. Esercizio non facile, però vogliamo dare questo segnale e oggi ne discuteremo con le parti sociali. Il fatto che i tagli del governo siano fatti sul PIL e i finanziamenti in base alla spesa storica non è per la Lombardia molto penalizzante? Sì, infatti noi siamo d'accordo con chi sostiene, non solo nella sanità come il ministro Lorenzin, ma in generale per la spesa pubblica, l'adozione dei costi standard. I costi standard sono dei criteri di spesa pubblica adeguati alla migliore spesa, cioè la spesa più bassa per mantenere i servizi più alti, e noi in questo siamo specialisti. Se venissero attuati i costi standard, il sistema lombardo si risparmierebbero in Italia ogni anno 30 miliardi di euro, un terzo degli interessi sul debito pubblico. E francamente non vedo l'ora che il governo decida di applicare queste regole, cominciando dalla sanità, che è il 75% del bilancio delle regioni. Questo diremo, la Lombardia dirà, mercoledì mattina in sede di confronto all'interno delle regioni sul patto per la salute, e questo dirò il giorno dopo in audizione alla prima commissione affari costituzionali della Camera, commentando il disegno di legge del governo di riforma del mondo delle autonomie, le province, le città metropolitane. Dirò che bisogna cominciare dai costi standard, allora sì, si riducono i costi davvero, se no è una presa in giro.